vino tordi, tempo passato. Palchino tordi, tempo palduto. Canto tiloso, mi saresti stato. Tempo impultanti, tempo brizioso. Torra alta, alta, torra, fatti meu, tempo chi vali tanto, cante Deo. Un cordiale saluto e benvenuti alla sesta puntata di Gallura Nostra, usi, costumi, tradizioni popolari della Gallura. Oggi abbiamo dei graditi ospiti, ve li presento subito. E abbiamo Giuseppe Soggio, Franco De Totto, Mario Ortu, Antonio Ziruddu, Mauro Magia e Vincenzo Murino, cioè il coro Gavino Gabriel o semplicemente coro Gabriel di Tempio. E poi abbiamo anche l'amico Bastiano Scano, che come ormai succede dalla puntata precedente, introduciamo con Limutti alla spinsata di Giuseppe di Scano. Infatti iniziamo subito. Giuseppe di Scano, il nostro poeta, doveva avere 12 anni, abitava nello Stazzo La Bandera, quando un giorno, assieme al fratello più piccolo, aiutava il padre a fare una frontiera, una chiudenda di frasche. I due fratelli gli avvicinavano i frasconi, i grossi rami già tagliati. Erano tutti e due svogliati, ma lo era soprattutto il fratello più piccolo. Ad un certo punto Giuseppe lo esortò così. E intanto, buonasera a tutti. Cammina a noi e fa l'estra in volo, che se no dalla mele, che se vende le invente delle stelle. Pensa che oggi è Giove, Giove te la dagliolo, l'altro Giove che viene si chiama Giove delle piccolette. Il giovane adolescente, Giuseppe di Scano, un giorno litigava bonariamente con sua sorella Maria Ioanna. Lui la provocava ed ella ad un certo momento sbottò. Esci da mezzo, hai sennò che naso bello. E lui, senza scomporsi troppo, lo naso mio è civile, lo toglie che è un tardante, lo mio è un diamante e lo toglio è un alchile. La sorella esasperata infatti si mise a strillare, che cosa? Oh mamma, intesa e cosa mi ha detto Giuseppe? E hai inteso, peggio malte che non si digli. Tramite un certo Juan Andrea Canetto, il nostro poeta mandava questa quartina ad una certa Pasca, nello Stazzo Mariano, vicino al litorale dell'Aliento. Sento che gli fa tutto lo gabbano, grida nel pastorranne la inditta, con mari pascarella e mariano per una rosa spalta e l'ambulitta. A quei tempi anche una bottiglietta poteva essere usata come un prezioso portafiori. Il canetto, che si dedicava a combinare scherzi di ogni genere, recapitò alla giovane la quartina, ma stravolgendola in questa maniera. Sento che gli fa tutto lo gabbano. Lo che mi salve che siamo d'abrile, con mare pascarella e mariano, parolasena cieca e luacile. La giovane, ricevendo tale messaggio, naturalmente si offese e mandò a dire al discano non so quali improperi, tanto da rimanere offeso anche lui. Quando alla fine egli venne a sapere dello scherzo del canetto, per scusarsi mandò alla giovane le due strofe seguenti, la prima delle quali è un'originale dodicina. Pasca di Mariano, non dà cagione a me, che è stato canetto, lo che t'hai strano, e t'ha mandato a dire che era stato io. Credi pure a Scano, cuore di lume bè, così. Che ti odio bè. Che io ti odio bè. E mezzoco ha sostato lo stratattino, lo carico al Dio, e quanto le vuole, e rosa bella di ogni stagione. Invece la seconda strofa, che purtroppo non ci è arrivata completa. Nottimì non fa brea, che Deus so cobrao, manco pannice un costo e non mi do con vantaggio. Credi la rosa mia, che lo mutto di strao, canetto te l'ha posto, lo steglio del caglio, indo dell'alto e ridi, come dindo ma tesse lo sciavide. Prima hai detto una parola strana, Baldeo. Cari Baldeo, hai avuto la traduzione in una raccolta di mode di Raimundo Piras, che è intitolata appunto la moda, è intitolata Tio Baldeo, Baldeo, e poi c'è la traduzione in saldo stesso, Baldeo,
Pecos el verado, pecos el vellino, peperinato in barra. E quindi la faccio una pecora piparinosa. E Garibaldi, evidentemente questo bianco canetto, io e Andrea Canetto, era peparinoso. Quindi abbiamo imparato un'altra parola antica. Il primo intervallo musicale con il coro Gavino Gabriel, se intanto vi volete preparare, presieduto da Giuseppe Suggiu, è nato nel 1975 in continuazione del vecchio coro di Tempio o coro Città di Tempio, mutuando nel nome nel 1981. Espressione diretta dell'Accademia Popolare Galluresa Gavino Gabriel, è l'unico legalmente autorizzato dalla famiglia Gabriel a fregiarsi di tale nome, tramite autorizzazione e procura notarile. Ci fanno ascoltare come brano di apertura un brano tratto da La Iura, Il Latosanta al Mosura. Illa tua abbiamo visto, o stiamo meglio prendendo in esame, tutte quelle tradizioni legate alla nascita, al battesimo, eccetera. Il figliuccio chiama nonno il padrino e ha grandissimo rispetto per lui. Lo informa del suo fidanzamento e lo invita al suo matrimonio. Il padrino è il tutore del figliuccio. Se questo dovesse perdere i genitori, sono i padrini che lo proteggono e lo soccorrono. Talvolta i padrini, prima della morte, lasciano al figliuccio qualche regalo come ricordo. Il titolo di cumpari è dato anche al sacerdote che ha battezzato il bambino, ed il bambino chiamerà nonno anche il prete, che diventa membro della famiglia, confidente e consigliere. Un vecchio di Vadesi, volendo esprimere il legame spirituale creatosi con il parroco che gli aveva battezzato il figlio, usò questa frase: «Tra me e cumpari, felice santo». Maria Zara ci dice che prima del battesimo il bambino è considerato come un musulmano e poiché gli infedeli che infestarono l'isola con le loro imprese piratesche sono ricordati col nome di Mori o Tulchi, nelle frasi popolari ci si riferisce ad essi quando si vuol dire che al bambino manca ancora la luce della cristianità. Francesco De Rosa dice che ad Olbia il bambino, non ancora battezzato, è chiamato Kijineddu, da cenere, per significare molto probabilmente che gli manca ancora l'animo di cristiano ed egli è come la creta. In Gallura il bambino è detto anche Tulkareddu, piccolo turco. Maria Zara dice di aver sentito sempre a tal proposito queste frasi: «Fetimi cristiano, chistumorareddu», oppure «Chista resaredda, bestiola». Ottenuto l'assenso del padrino e della madrina, si fissa la data del battesimo. Non vi è un termine fisso per questo. La Chiesa raccomanda la maggior sollecitudine per la preoccupazione che il bambino possa morire senza battesimo.
Allora si ritiene che battezzando regolarmente un bambino nelle 24 ore dalla nascita si libera l'anima di un parente dal purgatorio. E allora, come Luogo Santo e Santa Teresa, il battesimo viene compiuto entro 3 giorni dalla nascita. Nelle campagne di Luiri il termine consuetudinario è di 5 giorni. A Tempio e in tutte le altre parti il battesimo deve avvenire entro 8 giorni dalla nascita, fino a quando cioè la puerpera normalmente sta a letto. Avviene tuttavia che per molte ragioni la cerimonia debba essere rimandata. La neomamma, che nel frattempo si è già alzata e ha ripreso le sue faccende di padrona di casa, deve spesso, in omaggio alla tradizione, farsi trovare a letto quando il corteo battesimale ritorna dalla chiesa. Quando si presenta l'urgenza del battesimo perché vi è pericolo per la vita del bambino, è consentito a chiunque di battezzarlo. A Tempio si dice allora «l'emo battigiato in ponti». Forse volendo alludere che, essendo il bambino in fin di vita, era sul ponte di passaggio per l'altra vita. Poco prima che si formi il corteo, il bambino è vestito per la cerimonia e ogni paese ha le sue varianti. Il bambino è vestito di bianco con abito lungo a Montelitto, Loiri e ad Olbia. Ad Agius è vestito di azzurro se è maschio, di rosa se è femmina, con una cuffietta finamente ricamata a mano. A Tempio è vestito con un vestitino lungo e la cuffia porta vistosi piccoli frutti finti come ciliegie, aceni d'uva, fragole, eccetera. Invece a Calangianus è vestito con un semplice lungo camiciotto bianco. A Nugis il bambino ha un panno aderente al corpo e sopra questo un'altra stoffa più pesante e calda. Infine la fascia è un cappottino lungo di seta o di lana bianca. Nelle zone confinanti con l'Anglona il bambino porta in testa una cuffia, un tempo era di broccato, a fioroni, guarnita di pizzi e frutta finta, oggi invece di seta bianca, guarnita di pizzi e merletti. Si arriva finalmente al giorno del battesimo, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. Intanto ascoltiamoci un altro brano del coro Gavino Gabriel, che in tanti anni di intensa attività ha partecipato a centinaia di manifestazioni, conferenze, concerti, concorsi, conseguendo ovunque unanimi consensi, oltre 20 tournée internazionali, e ogni anno organizza la rassegna dedicata a Gavino Gabriel e a partire dal 2008 ha istituito il premio Gavino Gabriel, conferito a chi si è particolarmente distinto nel campo dell'arte e della musica in Sardegna. Il coro Gavino Gabriel ci farà ascoltare un altro brano, sempre tratto dalla Iura, Brunedda. La me Brunedda, 5, 4, 3, 2 e 1. La me Brunedda è bruna, la me Brunedda è bruna. Adesso chiamiamo te in causa. Che cosa ci farai ascoltare? Io propongo. Tu che cosa ci proponi? Il costume dell'antichità. Andare. Raccontato da Giuseppe Lescano. Giuseppe Lescano era nato nel 1850 e questa canzone era stata posta verso il 1930-33, quindi ha passato 80 anni. E lei ha conosciuto un bel di cambiamenti. Per prima ha fatto il confronto tra il tempo zoio e il tempo da poi, che come si dice ancora oggi, si staglia meglio quando si staglia peggio. E invece Mennano a un certo momento dice: si stia ad ognuno senza spese, che ti siano tutti te, lino e fresi. Però da poi più innanzi dice:
e scuccia e nudi a burende di fame, poco politico fu almeno l'uso, quindi se stiano, se stiano, senza spese sì, ma non se stiano. Ecco, comunque, mi hanno mai conosciuto un bel di cambiamento, hai conosciuto lo treno, hai conosciuto le ponte, perché al tempo poi non c'era, in tutta la Gallura non c'era manco un ponte, era una vita di miserabili, altro che se stagia meglio. Però comunque, basta ascoltarla, e di solito è apprezzato dal pubblico questa canzone, che l'è avuta quasi intatta, poi c'è qualche cosa ancora in dubbio, ma non potevo più. Dunque, caro lettore, non fate paldona, e poniti di buona volontà, che Dio ti presenta una canzone che ti faccio sapere che non sai. Solo della Gallura ti ragiona, del costume dell'antichità, tu non ne sai che quando sei nato era ad ogni costume cambiato. Quando so con nativo la Gallura, era tutta istuta dell'ignamo, licci alle tarre, e alta il muratura, e ricca di revendo bestiamo, capre, pecore e porci, a trovatura, chi se lo zoitto lo so sbramo, e bestiamo più grosso da poi, asini rudi, ebbe e vacche e voi. Da poi pascolendo un dell'alto, tutti paria che erano i patroni, che erano le campagne a campabasto, e non c'era proibizione, era la comunella senza scalto, non si punia contravvenzione, e li passò le pannole stafora, ai le pennetti, e conchi ancora. Ancora che così male stagliane, erano sani e nette dei pensieri, le steglie da parede le bacine, padelle manne, con coni e tadere, e che mangiane, e con che si cuciane, fulchette d'osso paresse alle cere, e le tadere le erano da orro, con le fulchette di legno e di corro. Trudde di corro a bilo mecerato, ma cariche non erano tantumboli, e paraiotta aiano inventato, trudone manne chiamate chiarumboli, che di parede con l'occhio cagliato pariane coviglie di columboli, da chiarumboli a sesto dell'archello, canto volte a giovito senne steggio. Uno struppello di pilo scato, l'esilvia di colo e di scodella, l'ulaldo era lo pasto più usato, si era cocco con la canestrella, canto volta ancora gli ho mangiato in taddere, in conconia, in padella, che non messe il rimedio a mancavale, ma cari sia l'aldo di mannale. Era legale per la pulizia, e ricca e poveri senza differenza. Uno dell'altro non se ne ridia, che erano di tutti la stessa cadenza. D'ognuno la somola in casa ia, e l'utilaggio per convenienza. La scadenza solo era il pane, perché la terra non la coltivare. S'adducare un poco di farina all'ubrano, per fare la mazza frissa, di lo cocco era poco la pulghina, all'altro e carri, e la ite la chissa, d'ogni di cominciare da mattina a mangiare carri, e la vami era vissa, chissa era l'abbondanza comune, l'altro e carri, e lo più carri capruna. Alla di una che l'aldo grosso ci paria lo pasto più sano, con la coglia pappane a più non posso, tendendo a pezzi manni a palte in mano, senza calzari e senza panno indosso, con chi la roba che andava piano, la roba che andava piano era le pitocchie, e il brano latte con lo zero, senza cocco per nulla, e chi se è vero? Me ne ammiro ancora io il pensare come zocchi di tempi cambiati. Tutti da uno steglio era a mangiare, e nanto a chi le stroppoli posate, non se la ania né cara né male, pensamento a venire tempurati, che erano abituati a che su esso, che si erano visti in che songresso. Interesso non era abbondante, sabbè che tanto nulla sia lia, lo che vendia beh, voi pesanti, mette scudo lo paglio le daglia, ma era lo di là ben fruttuante, che nel lusso e nel tasse non c'aia, se stia ognuno senza spese, che te siano tutti linu e fresi. Non era degli mesi a cambiarsi la camicia, mancuno in mezzo a mille. Non era nell'uso della assia né devi accassi le capilli. E non c'era né lusso né tasse, tutto quello che i boscani era parite. C'erano chi le spelte mentuati, padrone di natura scienziati. Ed erano aggalate, posso dirvi, le pareti, e lo vassi un bel bucoio. C'erano ancora le indicative, per poter vendicare lo sangozzoio. C'erano chi le spelte e chi le attive, che pedalano un stazzo per un buio. Se un coio vacia era galato, l'ontaresso non era calcolato. Ma era cambiato ogni cosa,
quello che face l'uomo è lontanesso, lo che è ricco mangia e se riposa e non pida le cose allo riesso. Ed è del lusso e crescendo la dosa, in ogni cosa ha pidato possesso. È lontanesso lo che face l'uomo e non va più né chi né come. Come vale non c'è paragone, di da vale tauto non rimbusso. Ci sono le scuole per dare lezione. L'industria dell'uomo è sempre in cusso, da chi le conche, pennetti e coponi oggi sono casi e palazzi di lusso. E lo discusso di questo argomento, certi non mi daranno credimento. Quando mi ammento come ci ammanname, all'aumentarsi a vale è un abuso, e scussi e nudi e morendo di vame, poco politico conforme l'uso, la notte andando un suaro col came col gabbano solo, a volte infuso. E c'era l'uso ancora di furà, colce e grassi, con altro di mangiare. Vi potete contare, fusonati, la gioventura che siete lo perno, voi godendo vi siete ammannati, che siete nati il mondo moderno. Più presto le imposte siete aggravate, e lo più ve lo pida lo governo, il tempo moderno che la legge, troppo quel rigore mi corregge. Non so false provvegli, vero è, che la ita da male è un onore, la tarra vi produce d'ogna bè, che è coltivata dall'agricoltore. Vigne, olti e cialdine, tutte e tre, che danno il frutto, a più di loro lavori. Lo Signore potete ringraziare che vi nutrite di vino e di pane. Le cristiane a valle vi nutrite di polizia, di pane e di vino. E oggi ho conosciuto le bandite che cenaia di ogni vicino e che darmi capasso a proibite, al che buso, custeda e spadino. E un continuo la inditta c'era che n'andava un picco e in galera. E c'era l'uso delle nemestai, come era negli asa e le mamia, tutta arrogante, senza pietà, una parete all'altra per seguire. 70 morte in ogni età, una vemena ancora veperia. Di mamia e liasa bocimanna, pa vendicarsi a brise nella ianna. E frate Zanna con le piumedde, la vese accanita la campagna. Le caprioni uniti alle iachedde, le tanca, le maiolca e le bisagna, tutte arroganti, proprio rebelli, la pace le paria cosa strana. La campagna la vese l'accanita, paricchi e peponesi nella ita. Non ci passa la chita dello mese senza una novità luttuosa. E i pastori con le longunese, un'altra nemestà rigorosa, non posso dirvi cantanne d'orese l'ammazzamento e gente luttuosa, gente precipitosa a tempo vace, pur male pulisse nella pace. Mi dispiace che vi ho troppaccia a dirvi queste cose che so che io, frate Maddone con frate Capaccia, un'altra nemestà in tempo mio, da tant'anni d'orese la malaccia che diventese un popolo iudeo, e agli ho conosciuto l'arrogante che paria nel razza dei briganti. Le bilbante ci sono ancora male, fendo lo danno alla contrapartito, però se non si provano a far male, tutto è segreto, come è proibito. Che oggi la legge è tanta puntuale che quando ve la prova uno è punito, viene colpito dalla disciplina che lo manda in galera o lo confina. A male si cammina nelle stradone, autocarri, automobili e vettura, sanda lo treno, entrando nei vagoni, chi non le tocca manco la struttura. Da innanzi le poare passone di toccare andare a disventura dalla gardura a Cagliari a cavallo con pricolo d'oita e contrabbando. A cavallo gli un panerri e vene e fanghe che di arro ce n'aia. Le tocca gli un panerri piene con pricolo di morte e nemuria. In cambio cavalce sono le trene, vetture belle in ogni asimmetria, che non c'aia a fine degli conti in tutta la gardura manco un ponte. Le conti delle antiche intese lete, l'occasione, le conti delle antiche lette intese, l'occasione a De Villa Mubrica, come erano i poveri cadunesi abbandonati a chi da legge antica. A Bale andate a tutti i paesi, posate, senza nessun fatica. La moda antica vale intesa la rete, cose che non sappiate sapete. Non vabosete dalla vita buona, che è una vita di felicità. Caro lettore, non fate paldona e ponete di buona volontà. Beh, male ci sono costruito. Abbiamo ascoltato tutti con attenzione. E qualche balbettamento c'è stato. Ma che sono facinuga.
Un altro brano dal coro Gabriel. Vi ricordo che da diversi anni il coro Gabriel ha aperto una scuola gratuita per l'apprendimento e l'insegnamento del canto solista e corale. È un'associazione affiliata alla FITP, Federazione Italiana Tradizioni Popolari, riconosciuta e tabellata dal Ministero della Pubblica Istruzione. Sta riordinando e catalogando il poderoso archivio relativo a documenti, libri spartiti, riferiti o appartenuti a Gavino Gabriel. Ci faranno ascoltare adesso Filugnana. Più giovane ricorderà questo personaggio, Giovanni Caggio. Ve lo presentiamo attraverso uno scritto di Pasquale Ceboddo. Quando non esisteva la televisione, i passatempi erano pochi, specie in campagna. Il bello di coloro che vivevano negli stazzi era che venivano visitati da mendicanti e matti, oltre che da persone di vario rango sociale. Giovanni Caggio di Laerro apparteneva ai matti girovaghi. Era senz'altro uno dei più curiosi, dei più buffi e divertenti. Gli piaceva essere preso in giro, ma solo da persone a lui simpatiche.
in modo che a sua volta potesse prendere in giro a modo suo. Si faceva fotografare spesso con qualche donna, poiché a lui piacevano molto. Una signorina di Telti diceva che una volta si avvinse con una pelle di vicuna, una pelle di becco, e gli si coricò accanto facendolo ridere. Cosa fecero però non si seppe mai. Camminava nei sentieri isolati, prendendo a calci il proprio berretto, poiché non era riuscito a strapciarlo con le proprie mani. Conoscevi sempre dove transitava perché ogni tanto trovavi un pezzo di immaginetta sacra rotta. Strappava spesso quelle che nocumandani, cioè non avevano potere o non lo ascoltavano. Sottraeva pure statue dagli altari delle chiese campestri e le portava a bere nei rigagnoli. Poiché non bevevano, le rompeva la testa dicendo «No chere biere e no comanda, non vuoi bere e non comandi». Era curioso quando imitava gli sparatori, i fuochi d'artificio, e spruzzando bava e portando l'indice destro in alto. Gli piaceva il vino, specialmente quello «Nielle, nielle, nielle». Nero, e ripeteva all'infinito la parola finché non lo si interrompeva, dicendo in questo caso ni ni ni, e lui rispondeva ridendo tra la folta barba alle adilla gudane siada a prendertela in quel posto. Uomo spassoso, era un attore nato, faceva ridere pure chi di ridere non ne aveva voglia, ed erano risate genuine, vere, e tiravano sull'umore di ognuno. E si viveva bene. Un di nove macco non si ridisaio. Persone così non esistono più, dice Ciboddo. Ringraziamo la signora Gavina Zara per la foto di Giovanni Caggiu che ci ha fatto avere. Pasquale Ciboddo. Abbiamo pubblicato questo mese sulla Beltula una poesia che parla di Mandoni e ve la vorrei proporre. Ciocco di Anna. Ciocco di Anna, canduento e ni, facciani cade sonni in un mare senza fondo, e li cani abbagliani la zilla sonniendi. Ed era un dimandoni scapidato e guccioloni, con quattro rami secchi su tutido, pa bruncassi un fuoco gli hai spinto. E mamma, appena intruto, li lacà prima di torrassini allo soletto, pannietti di babbo asciutti e vino con la palti aducata di ragnoni e di ricosiboni, e un pane in lavanca ancora piena d'un avanzo di cena. Notti di anni abbalti in d'ugna stazzo, un di livon antichi ancora offesi, paldonani le mali, nottata un di tutti i ranigali, la notte di Natali. Se Giovanni Caggiu, poco conosciuto ai giovani, certamente i più giovani ricorderanno Michele Niui. Grazie ad Anna Di Muro, collaboratrice della Beltola Gallurese, vi proponiamo una breve descrizione di Miguel. Miguel non aveva necessità di feste campestri o cittadine per circolare in groppa ad un vecchio motorino con il suo carico gradito in qualsiasi momento di semi e noccioline. Se poi c'erano feste, tanto meglio, accompagnandosi con l'inseparabile chitarra che portava a tracolla, rallegrava la compagnia animandola con vecchie canzoni che dovevano essere ballate cara a cara, cosa assai gradita perché i momenti di vicinanza fra le coppie non erano frequenti in pubblico. I bambini lo seguivano festanti in attesa di qualche nocciolina che riuscivano sempre ad ottenere gratis. Il nostro chitarrista vestiva di nero, con una camicia candida, un grande papillon e lucidissime scarpe completavano l'uniforme che non cambiava nemmeno durante le sfilate di carnevale, appuntamento al quale non mancava mai quando sopra un carro sfilavano il corso fra sorrisi ed applausi. Impossibile inquadrarlo nel tempo, tutti si chiedevano quanti anni potesse avere, ma la baldanza, l'aspetto sempre curato e la gioia che accompagnava la sua presenza, negli anni uguale nell'aspetto, ne rendevano difficile stabilire la data.
Attualmente alle feste suonano fisarmonicisti, chitarristi, diplomati, con al seguito una serie di amplificatori ed un look adeguato ai tempi, orecchini, catene, bracciali, nonché codini, e le vecchie melodie ancora ripetute da questi giovani bravi artisti ci riportano con il pensiero all'autodidatta Miguel, che affidava alla sola piccola chitarra, con estro e disinvoltura, le note di tanghi, valzer e mazurka. Finita la festa, il nostro suonatore, con il suo moderno cavallo, si allontanava, non senza aver risposto ai numerosi bis richiesti, pronto per la prossima volta. Ancora un brano musicale che ci viene proposto dagli ospiti canori di questa puntata, il coro Gabriel, Missera. Vorrei leggere cosa scriveva il Valéry quando viaggiava in Sardegna nel lontano 1837, che era andato su all'Imbara. I monti dell'Imbara, una delle più alte catene di montagne della Sardegna, il cui picco principale è Giugantino, si innalza di 1217 metri sopra il livello del mare.
Questi monti, che dalla pianura presentano con le loro creste frastagliate un così pittoresco aspetto, sono irrorati da abbondanti sorgenti e da numerosi ruscelli che scendono fino al mare. Le montagne di Sardegna, come nel Gennargentu, il monte più alto dell'isola, non sono per niente paragonabili a quelle della Corsica. I sardi parlano però molto delle loro montagne, le quali sono spesso solamente semplici colline. I monti della catena centrale seguono la stessa direzione delle montagne corse, indizio dell'antica giunzione delle due isole. Quest'unica isola dovette essere allora la più vasta e come la regina del Mediterraneo, poiché la Sardegna ha solo 60.000 metri quadri meno della Sicilia. I boschi che ho attraversato sui fianchi del Monte Limbara, dice il Valéry, offrivano un gran numero d'alberi, da frutta diventati selvatici. Qualche albero abbastanza alto era stato barbaramente bruciato e tagliato dai pastori per darne in pasto al bestiame le foglie. Il ferro e il fuoco dei pastori devastano impunemente le alte foreste della Sardegna. Non si notava nessuno di quegli alberi colossali, liberi monumenti della natura che la mano dell'uomo migliora. La conservazione delle foreste è qui molto trascurata, pressoché nulla. Un unico magistrato, che è stato nominato durante il soggiorno della Corte in Sardegna, costituisce tutta l'amministrazione forestale con un compenso di 400 scudi sardi, 2.000 franchi, ma non fa niente. Un fatto capitato sul Limbara nel lontano 1882. L'abbiamo letto nella rivista Il Carabiniere, del 21 ottobre del 1882. Agostino Ruoni, nativo di Posada, in quel di Nuoro, disertore dal Regio Esercito, acquistò la funesta fama di masnadiero modello. Le uccisioni, le rapine, gli incendi segnalavano il suo passaggio, onde egli era addirittura lo spavento delle campagne che percorreva. Per l'ardito maresciallo Giovanni Manai, comandante alla stazione di Tempio, il Ruoni era un continuo stecco negli occhi e al quale egli teneva costantemente rivolta tutta la sua attenzione. «Io so che il Ruoni gironzola nel territorio di Tempio», disse al pastore. «Se tu me lo fai arrestare, la taglia che c'è di 3.000 lire è tutta per te». «Davvero mi promettete tutto per me e la taglia?» «Te la prometto tutta per te, sulla mia parola d'onore». «Ebbene, signor maresciallo, Agostino è stato visto sulla montagna Limbara. Il suo conterraneo, Vaminghedu, che ha lassù lo stazzo e il suo gregge, gli dà ospitalità. Il bandito vi tornerà domani sicuramente». «Va bene, siamo intesi». Senza frapporre un minuto d'indugio, il maresciallo Manai si reca dal suo collega, maresciallo Antonio Pisano, alla tenenza di Tempio, e lo mette a parte delle notizie raccolte. I due sottufficiali concordano il piano dell'operazione e, presi un brigadiere, 4 carabinieri, 2 appuntati, quando la notte è inoltrata, si pongono in viaggio verso Limbara. Il sole è già alto sull'orizzonte quando il malfattore, armato di fucile a 2 canne, con pistola alla cintola, sbuca dal vicino bosco, guarda intorno tutto sospettoso, si avvia allo stazzo e vi entra. Dal gruppo dei 2 sottufficiali parte il segnale convenuto e le 3 pattuglie corrono all'assalto. Il maresciallo Manai ed il carabiniere Contini sono i primi a penetrare nel chiuso. Il malfattore è sorpreso, ma nonostante spiana il fucile contro il maresciallo e gli grida di bruciargli le cervella, si avanza. Il maresciallo e il Contini, più risoluti e più rapidi che mai, gli saltano addosso. Intanto sopraggiungono gli altri e tutti insieme lo legano. Questo l'abbiamo letto nella rivista Il Carabiniere del 21 ottobre del 1882. E con questo noi abbiamo concluso, ma non la parte musicale che chiuderà questa trasmissione. Il coro Gavino Gabriel, che ha un fiore all'occhiello da esternare a tutti, ha partecipato alla rappresentazione dell'opera lirica La Iura di Gavino Gabriel, fornendo spartiti, materiale, foto e notizie. Chiuderanno con Le Mottetti, Coro Gabriel di Tempio.
non lo do, no lo do, e mamma mi lo da. Non lo do, no lo do, e mamma mi lo da. Medio mi c'è di alampa in un pozza capa modo, tra la le la la re la la. Medio mi c'è di alampa in un pozza capa modo, tra la le la la re la la. Tra la le la la re la la. I tadine non la caparchi la so caspitendi. Tra la le la la re la la. Di la ninnia, dormi tu, corri di mamma, corri.